Stasera campo centro sportivo La Siepe e c'è la finale Valgis Futsal in campo. Proprio in questo istante fanno l'ingresso Brezer, sigarette elettroniche e caffè Marchetti. Di spostarsi molto più avanti, parte la rincorsa, parte anche Montagna, il tiro, la deviazione, c'è il gol del vantaggio con Michael Montagna, numero 2 sul calcio di punizione. Si sblocca quindi il confronto. Ancora Montagna con il tacco, mette giù Cedroni, subito in avanti per Montagna, ancora Palombo, è un disimpegno non dei migliori e Proia va a raddoppiare, c'è il gol del raddoppio, prova lo spazio, Palombo recupero, poi De Santis, il tiro, il piattone di Palombo, palla in rete, si passa sul 2-1, Montagna. C'è Caci, lo scambio, il tiro, Cantarelli alza sopra la traversa, si torna finalmente a giocare, calcio d'angolo, arriva il gol del 3-1 con il tocco di Caci. Per Cedroni, prova la soluzione, Montagna di soffia il pallone, poi riparte subito Brezer, sigarette elettroniche, prova la soluzione, fuori di poco, Posati. Se ne va Palombo, la possibilità per De Santis, il tiro non trattiene adesso Pesci, arriva il gol di Simone Genovesi, subito in avanti, De Santis riesce a passare in mezzo a due, arriva anche Palombo, prova la conclusione, arriva Pesci ma non trattiene, c'è il pareggio con Palombo. Ancora Pesci a difendere questo pallone, poi anche arriva Montagna, la finta con il corpo, prova anche la soluzione, il tiro di De Santis, ma si accentra, perde il pallone poi per portarselo da solo, lo recupera De Santis, il servizio per Genovesi, il piattone dove trova soltanto Pesci, confusione, però Genovesi recupera il pallone, prova la soluzione, che va a bloccare Pesci, Morelli. In avanti dove c'è Manciocchi, libera il tiro, prova Valente, c'è Cantarelli, esce Rosati, Rosati adesso va a provare anche la soluzione, parte Proia, poi la possibilità con il piattone da parte di Cetroni, avversario Caci che poi esce dalla sua area, prova la soluzione, la deviazione, arriva il gol del vantaggio del Brezer, Proia attende l'inserimento di Caci, il gol di Caci, arriva Caci, l'autore del gol di qualche istante fa, Palombo in mezzo, gira per De Santis, ancora Palombo, prova lui, ancora Palombo, nulla di fatto, adesso il suggerimento per Caci, la conclusione sulla traversa, arriva Cedroni all'indietro, Proia, il tiro, il gol, subito si rimette in movimento Caffè Marchetti cercando di recuperare il gap, poi il tiro da parte di De Santis, il tiro di Rosati, poi ci pensa Genovesi, sì, il movimento ha fatto tanto movimento creando tantissimo per la sua strada, De Santis fallisce il tapin, Rosati, Montagna rimette in movimento Cedroni, prova la soluzione, Cantarelli gli dice di no a Cedroni, Manciocchi, Caci in incunia in area, ha provato Palombo, apre a sinistra, c'è Rosati, pronto, la finta con il corpo, prova anche la conclusione, ma c'è Pesci, De Santis, tocca indietro, Rosati, in mezzo, Palombo, arriva il gol di Rosati, splendida azione, arriva anche il gol del pareggio, Proia, se ne va a destra, Caci, lo scambio, fallisce Manciocchi, supera Proia per Brezer verso Montagna,
la parata da parte di Cantarelli, in due tentativi nel giro di pochi secondi, la possibilità di Rosati con la traversa, calcio d'angolo, scuotere all'indietro, arriva la bordata di Genovesi, a rischio tocco è di Rosati, subito in movimento, Cedrone, il tiro, il tocco di Cantarelli, arriva il fischio, parte la rincorsa di Rosati e la risposta di Pesci sul duplice fischio. C'è Genovesi, la finta con il corpo, se ne va in aria, arriva anche il tiro di De Santis e palla che finisce in rete. Fallo finire in fondo alla rete, parte la rincorsa, Montagna, poi la finta con il corpo per Cedroni, ancora Cantarelli, c'è un muro, qualche piccolo recupero, parte il fischio, parte anche Proia. Il palo dice di no sulla sua conclusione, De Santis poi adesso se ne va. E arriva il triplice fischio finale. Caffè Marchetti si aggiudica il match, il torneo Valgis Futsal, battendo Breser Sigarette Elettroniche per 6-7.